Allora, buongiorno a tutti, io sono Beatrice Fernandez, mi avrete vista menzionata sul quaderno perché ho avuto questa brillante idea di fare il logo, avere quest'idea del logo dell'alternanza perché ci piaceva individuare gli attori principali di questa avventura, che sono l'ente proponente che si propone per le proposte da offrire alla scuola per i progetti, la scuola in quanto partecipante attivo diciamo, a questo progetto pilota e gli studenti, in questo caso rappresentato dalle frecce che è il flusso. Voi entrate e uscite, diciamo, da due realtà completamente diverse, tipi di formazione assolutamente importanti e determinanti, ma con criticità diverse. Anzi, sarebbe carino poi in futuro che apportaste anche delle idee per questo logo, perché vi rappresenta direttamente. L'ISPRA ha partecipato con 9 proposte su Roma e 2 sulla Sicilia. Abbiamo proposto vari temi ambientali, dal mare al report, al rumore ferroviario, all'elettrosmog, agli applicativi GIS, all'ambiente urbano, alla comunicazione ambientale e anche all'informatica aziendale. Però qual è la parte di cui mi sono occupata? Ovviamente la promozione sul web di questi temi. Come far rendere visibili, ma anche in maniera molto istantanea alle scuole queste tematiche? Creando una tastiera interattiva dove attraverso il link poter agire direttamente sul comando e aprire quindi delle schede, dei documenti che facevano vedere bene nella sua struttura e nelle finalità, nelle ore dedicate all'alternanza questi progetti. Abbiamo anche attivato insieme ai miei colleghi Daniela Antonietti e Fabrizio Felici dei virtual tour, che in questo momento non so perché non si vedono, ma magari si vedranno in seguito, dove ci sono delle animazioni, non so se vi capiterà di andarle a vedere, dove vi abbiamo fatto vedere in anteprima dove erano gli uffici, dove sarebbe svolta questo tipo di attività. Si aprivano queste schede con tutti i tipi di progetti e le scuole hanno potuto scegliere quella che era più attinente al percorso istruttivo e formativo della scuola. Abbiamo cercato di dare una struttura omogenea anche alle schede e soprattutto offrire una serie di opportunità e anche di ore dedicate. Non tutti i progetti infatti terminano qui con oggi, alcuni continueranno, sono biennali, alcuni triennali, e altri terminano qui, termina questa avventura, diciamo. Per la Sicilia abbiamo immaginato invece un icon completamente diversa, che riporti anche alla Trinacria, che è il simbolo della Sicilia. Sicuramente chi ha studiato, che fa studi classici, lo sa e l'avrà visto sicuramente nei simboli della regione Sicilia, e abbiamo voluto rendere anche merito a questa terra che fa parte della nostra bella Italia, che presenta tantissime risorse dal punto di vista ambientale, soprattutto per temi molto attuali come sono per esempio l'inquinamento della plastica nel mare e i cambiamenti climatici che ultimamente ha determinato delle specie aliene nel mare, insomma nei nostri mari. Io ho finito perché la presentazione forse sarebbe stata anche più lunga, più accattivante, ma l'ho ripetuta in macchina con mio figlio di 17 anni, che ha detto: mamma, taglia, perché dopo un minuto noi stiamo già pensando cosa vogliamo fare dopo. Quindi io vi saluto, vi faccio tanti in bocca al lupo per il vostro futuro, sicuramente l'avventura è solo all'inizio, vi auguro di essere non affamati di più.